Gentili ascoltatori, eccoci tornati. Manca veramente, veramente poco la chiusura del calciomercato. C'è una grande festa fuori. C'è la firma di Monachiello. Monachiello ha firmato con il Palermo Calcio. Mancano 3 minuti, 20 secondi alla fine del mercato. Ancora in diretto. Sono tanti, tantissimi colpi. Stiamo vedendo l'esterna, le immagini che ci mandano i motor, la regia. Grazie. La regia, perché abbiamo visto che c'è tanta, tantissima gente fuori il Meliá Hotel di Milano, e si fanno anche i cori con dei giornalisti, dei cori con dei giornalisti. Allora, velocissimi, mancano 2 minuti e 50 secondi. Dobbiamo andare dopo, appena è concluso il mercato. Ve lo dico appena concluso il mercato, battute finali, perché questa puntata sarà una puntata finale e avremo noi delle speciali puntate, ragazzi, per commentare che cosa è successo in quest'estate. Facciamo una prima puntata di ricognizione, una piccola di ricognizione. Poi, allora, Camporese ha detto avevo diverse opzioni, ma ho scelto Foggia. Avevo diverse opzioni. Allora, ufficiale, preso anche Lazar preso Lazar, la notizia delle 21:46 è ufficiale, è stata ufficializzata. Allora, mancano 1 minuto e 59 da adesso, proprio alla fine del mercato. E poi dopo se ne riparlerà il primo gennaio. Vogliamo far sentire un po' i cori che ci sono lì al Meliá Hotel, ma non possiamo farveli sentire perché per ordini di regia. Allora, grande regia, tutti ve lo dico. Siamo tutti a fare la maratona, tutti abbiamo fatto la maratona quest'oggi, tutti, 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 tutti. Allora, da quello che ho visto, due radio abbiamo fatto la maratona e io veramente sono grande e sono commosso perché solo due radio fatto una bella maratona, una conseguenziale e la nostra abbiamo fatto veramente. Facebook 8 a mezzanotte, e noi del e noi abbiamo fatto su radio 11, 13, 15 e 7 con tantissimi collegamenti, e poi adesso 22, 23, 52 secondi, dai, 50 secondi alla chiusura del mercato. Forza, velocissimi, andiamo a leggere. Bari, dal Milan può arrivare Vergara, ma ormai non si può fare nulla, nulla praticamente. Notizie, Belgio va tantissima valanga, Manita porta via avanti il Portogallo tantissimo. Poi Modena arriva Sosa dall'Alessandria, velocissimi, 30 secondi, 30, diciamo 30 secondi alla chiusura del mercato. Stiamo vedendo la porta, vediamo se il collega Cilli chiuderà veramente quella porta, portaccia bruttissima. 14, allora vai, countdown con noi, 13, 11, 10, 9, capicol su Twitter, grazie Inter, 8, 7, lo stanno portando via Cilli. Cilli non chiuderà la porta, mi dispiace, non ha potuto chiudere la porta, è finita, non ha chiuso la porta, l'hanno rispedito fuori a Luca Cilli, quest'anno rispedito fuori Luca Cilli, non ha chiuso lui la porta, ragazzi, è un clamore che Cilli quest'anno non ha chiuso la porta, l'hanno chiusa le hostess, ma l'hanno portato. Senti, tra poco se riusciamo a sentire Criscitiello tutti in diretta davanti a quella portone alla chiusura, si è visto un Cilli rispedito dentro e purtroppo dallo steward. Ci dispiace tanto, è mezzanotte e mezzanotte ci sono i nostri primi bilanci, è mezzanotte, ragazzi, primi bilanci, gentili ascoltatori. Stanotte si sgombrerà tutto, stanotte qui al Meliá Hotel, perché noi dalla nostra radio siamo in diretta dai nostri studi per parlarvi un po' di quello che è stato il mercato italiano. Il mercato italiano ha visto una sola e grande protagonista, secondo me, che ha fatto un mercato al risparmione, ha fatto un grande mercato al risparmione.
E secondo me la miglior mercato l'ha fatto l'Inter con l'allenatore, con non solo l'allenatore, ma anche dei bravi giocatori. Il Milan ha fatto spese folli per ricostruire una grande squadra che non c'era. Poi brava la bella Juve ha fatto il solito mercato, bravissima con dei giocatori attentissimi. Poi il miglior colpo essere stato Neymar, li ha fatti il Paris Saint-Germain con Neymar e Mbappé. Poi il Barcellona si classifica al secondo posto perché ha fatto anche Coutinho, e quindi questo è stato un po' il mercato. I pagelloni nel mercato Serie A, Serie B e i migliori squadre estere su Facebook. Finita la nostra maratona e ci vediamo a gennaio con Calcio Mercato Night, però avremo degli speciali per fare il riepilogo di quello che è successo proprio nel mercato la prossima settimana. Un in bocca al lupo a tutti ai giornalisti e ai radioascoltatori che ci hanno ascoltato, a tutti gli radioascoltatori che fanno il fantacalcio, che non si perderanno proprio qualche consiglio sul fantacalcio. Grazie per averci seguito. La nostra maratona, le nostre puntate torneranno a gennaio, dal 1° gennaio, in diretta il 31, l'ultima maratona.